Andrea Mandorlini, noto allenatore di calcio italiano, ha condiviso le sue prospettive in una recente intervista a Radio TMV, offrendo approfondimenti sulle aspettative per il prossimo derby dell'Inter. Con una vasta esperienza nel calcio, Mandorlini ha portato le sue riflessioni sulla prestazione della squadra e sulle speranze per il prossimo scontro. L'Inter dovrà presto affrontare uno scontro cruciale contro i suoi storici rivali, il Milan, in un classico che susciterà intense passioni e rivalità in tutta Italia. Nell'auspicare che la classica possa confermare la vittoria dell'Inter in campionato, Mandorlini sottolinea l'importanza di questo scontro come momento cruciale nel percorso della squadra in questa stagione. La sua dichiarazione riflette la fiducia dell'Inter nel raggiungimento del successo, oltre al riconoscimento della grandezza della sfida che dovrà affrontare contro un avversario formidabile come il Milan. Mandorlini ha però condiviso anche la sua lieve delusione per il recente pareggio contro il Cagliari, sottolineando la sua aspettativa per una prestazione più assertiva da parte della squadra e l'occasione mancata di stabilire nuovi record. Questa analisi schietta e onesta rivela le richieste e gli standard elevati che l'Inter e il suo staff tecnico hanno per se stessi, riflettendo il loro impegno per l'eccellenza e la costante ricerca del miglioramento continuo. Riguardo all'imminente derby, Mandorlini esprime l'auspicio che vinca il migliore, sottolineando l'importanza del rispetto delle rivali del Milan e riconoscendo la sana rivalità che esiste tra i due club. Questa posizione rispettosa e competitiva illustra i valori fondamentali dello sport e l'importanza del fair play anche in scontri feroci come quelli classici. Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Milan, la squadra e i suoi tifosi sono consapevoli dell'importanza di questo scontro in termini di rivalità locale e prestigio storico. Il classico è più di una semplice partita di calcio. È una battaglia per la supremazia e un'opportunità per i giocatori di lasciare il segno nella storia del club. Adesso tocca a te, interista. Cosa ne pensi delle aspettative dell'allenatore per la classica e del suo giudizio sul rendimento della squadra finora in questa stagione? Siete d'accordo con le parole di Andrea Mandorlini? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità nerazzurre qui. Forza Inter!